Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre, pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Da oggi a Siderno, da Ciccio Diano, scoppia la bomba dei saldi per tutto il mese di febbraio su tutte le scarpe da donna, uomo e bambini, esclusivamente linee comode e tante pelletterie a prezzi mai visti. Venite a vedere per credere. Vi aspettiamo al centro storico di Siderno Marina. Ciccio Diano Calzature. Ciccio Diano comunica una prossima apertura a Roccella Ionica. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Parisi Fashion si rinnova e cambia sede. Ci trovi a Siderno in Corso Vittorio Emanuele numero 22. Da noi troverai le migliori marche, la camiceria di Mastai Ferretti, ma anche gli accessori di Catcherson e La Martina, la giubbotteria di Canadins, Alghiero Martini, Siviglia, US Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallesi, Parisi Fashion, Corso Vittorio Emanuele numero 22 a Siderno. Tu risparmi! Da Scale Arredamenti, solo a febbraio, scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica in Viale delle Rimembranze.
Buona mattinata a tutti, una mattinata che si preannuncia difficile, specialmente dal punto di vista delle condizioni meteo, ma noi ovviamente siamo qui in diretta con la speranza che non avvengano disastri come spesso accade in questa terra, la terra calabrese che come sapete è a vocazione torrentizia, quindi il rischio di frane e smottamenti è all'ordine del giorno, anche perché c'è un'incuranza totale del territorio. E questa mattina molte scuole, specialmente nella fascia Locridea, addirittura nella Locride quasi tutte, sono di ogni ordine e grado, sono state chiuse per l'allerta meteo che la Protezione Civile Regionale ha emanato, il bollettino allerta meteo che ha emanato proprio ieri. I sindaci allertati hanno visto che in moltissimi comuni, in particolare della Locride, anche se questa ondata di freddo e di gelo e di tempesta arriverà un po' in tutta la Calabria, ma il codice rosso è scattato principalmente sulla Locride, eccetto Roccella e qualche altro comune, ma pochissimi sono i comuni che non hanno mantenuto aperti gli istituti scolastici, questo anche per un discorso preventivo, per evitare magari di mettersi in viaggio in queste ore. Allora, andiamo subito sui giornali, sulla nostra edicola digitale, partiamo col principale quotidiano calabrese, il più letto, la Gazzetta del Sud, e partiamo con i titoli, in particolare quello che riguarda la provincia di Reggio. Infatti la prima notizia è quella legata alle vacche sacre, primi interventi sulla piana di Gioia Tauro, il gruppo Interforze ha iniziato la caccia ai pericolosi bovini vaganti, vedremo quello che accadrà. Qui ci sarebbe da parlare sulle vacche sacre, ma non è questo, voglio dire, il programma adatto, perché ovviamente per legge ogni vacca deve essere codificata e quindi non esistono di fatto vacche di proprietà che possano vagare e quindi qui l'ASP avrebbe dovuto intervenire non ora ma anche in tempi non sospetti. Ecco, dicevamo, tra Cittanova e Rizzicoli un non toro carica un'auto, ferita una conducente, non se ne può più ovviamente in quel territorio. In questa foto vedete il toro che probabilmente era fuori controllo, che ieri mattina ha caricato e distrutto un Opel che percorreva la strada Cittanova-Rizzicoli. E in alto Gazzetta, vedete, immobilità civile, tagliati i tempi, il presidente dell'INPS Boeri plaude alla svolta della Calabria. E poi Reggio, nata morta in ospedale, 14 indagati, questo è avvenuto agli ospedali riuniti. Sulle notizie nazionali, Gentiloni definiti gli investimenti per 36 miliardi, ultimo consiglio dei ministri prima delle elezioni, vedremo. E poi Reggio, Martingala, sarebbe l'operazione che è proprio avvenuta qualche giorno fa, il GIP dispone una raffica di domiciliari, quindi dal carcere si finisce ai domiciliari. Poi Rizzicoli, il PM chiede pene pesanti contro il clan dei Crea, mentre sull'aeroporto dello Stretto sbloccato l'iter per i lavori, mentre sanità, TAC Guast, dopo Locri anche Melito e Polistena. Perfetto, a questo punto non ci resta che pregare che non ci accada nulla di grave, altrimenti non sapremo più dove, in quale ospedale recarci. Scuola, Mattarella, incivili le aggressioni ai docenti, il capo dello Stato condanna le violenze degli studenti e soprattutto dei genitori. È ovvio, i principali artefici non sono gli studenti, ma sono i genitori che dovrebbero impartire quanto dovuto. Embraco, rottura definitiva, Torino, l'azienda non vuol recedere sui 497 licenziamenti. Calenda, gravissimo il fenomeno crescente della delocalizzazione all'est, è grave però, è un fatto concreto, per quello che costa il lavoro in Italia è ovvio che si va ad investire nell'est dell'Europa. Poi dati Istat, segnali confortanti del fatturato industriale, mentre in Siria in furia la guerra civile. Nell'area di Ghouta si continua a morire sotto i bombardamenti. All'ONU si discute per una risoluzione sul cessate il fuoco. Abbiamo visto un mare di fotografie anche sui social di bambini piccolissimi uccisi, innocenti, morti. E questo ovviamente sono delle immagini che non possono che non far breccia sul nostro cuore ed ignorare quanto sta accadendo qua vicino a noi. Passiamo al quotidiano del Sud, vedete
La notizia che campeggia in primo titolo parte da Cosenza. Si tratta di due investimenti diversi e quello più grosso deve essere ancora deliberato. Centro storico, il balletto dei fondi. Santelli dice che sono 9 milioni, Oliverio insiste e parla di 90. Chi avrà ragione lo capiremo di qui a poco. In ogni caso sarà decisiva la visita del ministro Franceschini. E poi sanità. Commissariamenti, Lorenzini ribadisce il fallimento, il ministro da Napoli e scura in Calabria, primi per assenteismo e addirittura l'ASP di Reggio è stata definita come la peggiore d'Europa. Non so cosa aggiungere. Viabilità, vedete statale 106, slitta la seduta del CIPE. E poi comuni sciolti, Mascaro, dopo 8 mesi finalmente un contraddittorio, prima udienza sull'incandidabilità dell'ex sindaco e rinvio ad aprile. E poi Isola Caporizzuto, l'ex sindaco, confinai arena in biblioteca, questo è quello che dichiara. E poi politica, potere al popolo, siamo all'anno zero dei trasporti in tour nelle stazioni. Corigliano, indagine dei carabinieri, tragedia sul lavoro, operaio cade da una scala e muore. Poi a Reggio, senza fare pubblicità elettorale, impegno per scenari di sviluppo, l'appello dei candidati al presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte. Bombino invita tutti a manifestare idee e programmi per favorire la crescita del territorio. Andiamo a dare uno sguardo ora al nostro sito internet. Come vedete la notizia che campeggia sul sito telemia.it in prima pagina è quella dell'allerta meteo sulla Locride. In quasi tutti i comuni oggi chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Questo è il titolo che noi abbiamo scelto per questa mattina. Poi altri titoli che riguardano le dichiarazioni dal 1911 sciolti 229 comuni per mafia in testa Calabria e Campania, questo lo sapevamo. E poi l'ASP di Reggio è la peggiore d'Europa, e quanto dichiara Scura che fa il punto sulla sanità calabrese. E poi ancora altre parti di campagna elettorale, vedete a Rocca Imperiale, chiediamo scusa per le bugie di Oliverio sulla statale 106. E poi Giacomo Mancini, che in questo caso viene classificato PD, anche se fino a qualche tempo fa era di Forza Italia, gli elettori potranno finalmente scegliere la persona migliore per rappresentare la propria comunità in Parlamento, come no. Partito del Valore Umano, presentati i candidati a Camera e Senato in Calabria. Poi Siderno, al MAG, presentazione del corpo estraneo di Anna Rosa Macri, il MAG di Siderno che continua a diciamo fare questi incontri culturali importanti con la presentazione di libri. E poi Roccella, Fidapa organizza un convegno medico su conoscenza e prevenzione in ginecologia. E poi altre notizie che abbiamo visto, vedete ieri intimidazione al giornalista sportivo in Calabria, danni all'altro, si tratta di Gianni Baccellieri che lavora a Radio Antenna Febbea, vedete come gli hanno ridotto l'auto, i finestrini dell'auto e anche le gomme sono state tagliate. Purtroppo quando lo sport degrada in queste azioni c'è poco da aggiungere. Le dichiarazioni di Scura. E poi Calabria, piano rifiuti, incontro su accordo quadro ANCI-CONA. Ci fermiamo qui. Come vedete siamo anche in diretta Facebook, è giusto ricordarlo perché naturalmente c'è chi ci segue anche tramite la rete. Andiamo velocemente su Gazzetta di Sud per non accumulare ovviamente ritardo. Eravamo in copertina con questa straordinaria foto del toro, vedete? Io dico straordinaria, ma insomma è da non credere che un toro possa caricare un'auto che viaggia su una strada. Siamo all'anno zero. Entriamo dentro il giornale, politica nazionale, vedete Gentiloni, definita la destinazione per 36 miliardi di investimenti, oltre 4 miliardi assegnati al MIUR per l'edilizia scolastica e universitaria e per la ricerca, speriamo. E poi il Cavaliere, o meglio l'ex CAV, me ne frego di Strasburgo, nessuna chance per Salvini Premier. Di parere opposto il segretario della Lega, noi primo partito della coalizione, la Meloni non si rassegna, è necessaria una manifestazione unitaria. Poi vedete i 5 Stelle, Di Maio, donne nei posti chiave nel governo del Movimento 5 Stelle, i nomi saranno annunciati nei prossimi giorni, spunta il dicastero per meritocrazia.
E poi vedete Grasso in questa foto, che anche Liberi Uguali, la sinistra sia un partito unico. Questo è l'auspicio di Grasso, ma dopo ovviamente le elezioni, perché di fatto l'alleanza non c'è stata con il PD. Riforma delle carceri, deciso lo slittamento per migliorare il testo, e poi violenza a scuola, episodi incivili e inammissibili. Le nuove frontiere della mafia in provincia di, Messina, il ruolo dominante di Barcellona e dei Nebrodi. Vedete in questa foto il presidente della commissione, a Sant'Agata, della commissione antimafia a Sant'Agata di Militello. Nella foto insieme a Rosi Bindi, Giuseppe Antocci e Claudio Fava. Saltiamo queste che sono le pagine di spettacolo per andare sulle notizie regionali, sfogliando insieme a voi la Gazzetta del Sud. Partiamo dalla Calabria, vedete, Sud in ripresa, corre più del Nord, Misiti e la presenza alla Leopolda. L'ortopedico spiega le ragioni del 2014 in calza e sostegno dei big. I dati di Uncamere relativo al 2017 indicano segnali positivi per quanto riguarda le nuove attività. E poi vedete, il digitale traina la ripresa, crescono al Sud pure le aziende dedicate alla produzione software, consulenza informatica, elaborazione dati e portali web. È ovvio e naturale che sia così. E poi invalidità civile, abbattuti i tempi di accertamento. Il presidente dell'INPS lo dichiara a Reggio. E poi Lega, la rivoluzione, siamo noi a far partire dalla flat tax. I salviniani calabresi propongono cambiamenti su tutti i fronti. No a Renzi, ai 5 Stelle. La nautica calabrese alla Salone di Zagabria, esposte le eccellenze artigianali. E poi lo Stato, vedete, lo Stato ha riaperto la caccia alle vacche sacre. Vedete quest'auto com'è ridotta? Lungo la strada Novi Rizziconi un grosso toro ha caricato e distrutto un'auto, ferita la conducente. Guardate in che condizioni ha ridotto l'auto, non c'è altro da aggiungere. La task force ha evidenziato appunto, ha iniziato a battere le campagne da Spromonte nella zona di Molocchio. Non basta, o meno i tempi non possono essere questi. Ecco il toro che ha ridotto l'auto in quelle condizioni. Immaginate questo toro impazzito, immaginate la conducente che grande paura all'interno della propria auto, come diciamo ha reagito a un'aggressione di questo tipo. Quattro persone intossicate dal gas a Soveria, una caldaia difettosa stava facendo una strage. I pazienti nei soccorso portati nella camera iperbarica di Palmi. E poi accusato di aver aggredito un'affittacamere romana, in manette un 23enne di Cosenza. Ville, alberghi, piscine e terreni, lo Stato padrone del tesoro dei boss. Sono state confiscate alle famiglie 385 attività produttive in odor di mafia. Ce lo spiega Antonio Ricchio in questo servizio. Mafia a Reggio, operazione Martingala, vedete, non convalida, e quindi c'è una raffica di arresti ai domiciliari, lo scrive Francesco Tiziano di Gazzetta del Sud. E poi il PM invoca 100 anni di carcere per i CREA, il processo, al processo Deus contro la cosca di Rizziconi davanti al tribunale di Palmi. Vedete nella foto il boss d'oro CREA al momento dell'arresto. Poi cultura, il vescovo scrittore narra di Dossetti, Moro e la pira. Ed in questo pezzo è qui anche la fotografia. Si tratta di Monsignor Francesco Savino, che guida la diocesi di Cassano allo Ionio, un uomo di chiesa ma anche un intellettuale. E poi costituita la grande rete dei festival meridionali, coinvolte le città di Lamezia Terme, Palmi, Soveria e Acri. Vedete, giornalista e scrittore Gaetano Savattieri, direttore di Trame. E poi una notizia su Sacco. Alice insegue il sogno dei cinque cerchi con il suo bracciale firmato Sacco. Cronaca di Reggio, l'ASP, la ragioneria rischia il commissariamento, scura. Entro marzo dovrà procedere alla selezione di un gruppo di contabili che affiancherà il management. Il commissario regionale al piano di rientro del debito sanitario indica le direttrici per l'azienda Regina.
I dati sono ovviamente sotto i riflettori. Il territorio di Locri tra invalidità e assenteismo. C'è poco da dire. Recuperati 17 milioni di euro sulla mobilità passiva. Nella prossima settimana contiamo di vedere ultimate le procedure per il dirigente. Questo lo dichiara in questa l'ASP. Vedremo. E poi non si nasce solo a Reggio. Polizia nell'Ocri sono alla pari. Intervento del FESMET sulla realtà ostetrica reggina. E poi Battaglia Neri esaltano la Regione. Il nuovo ospedale sarà all'avanguardia. Accelerato l'iter con i 10 milioni dati per la progettazione. E poi Avis e Leonardo da Vinci in campo, donazione del sangue, e i liceali ci mettono le idee. E poi aeroporto, sbloccato l'iter per i lavori, ma sempre sul Reggio, un confronto dimezzato sull'impegno per Reggio. Nata morta agli ospedali riuniti di Reggio Calabria, vediamo in primo piano, la procura indaga su 14 sanitari, già conferito a due esperti l'incarico di accertamento autoptico. E poi valigia piena di gioielli, scatta una denuncia, un 39enne pizzicato in aeroporto, e qui è la foto con i gioielli che trasportava, che dove probabilmente non è riuscito a dare una spiegazione valida per il possesso. Fondi ex decreto emergenza, la maggioranza esulta per la proroga. Villa San Giovanni, rimarcato il positivo giudizio del Dipartimento della Procib sul lavoro svolto dalla nuova amministrazione comunale Siclari. Tra poco il sindaco Siclari finirà di scontare la sospensione. E poi Sant'Eufemio, depurazione, poco meno di 3 milioni per eliminare le criticità. E sempre a Villa, in fiamma l'autovettura della consigliera Ciccarello. Al secondo mandato da giugno scorso ha aderito al gruppo di Forza Italia. Si continua purtroppo con questo tipo di problemi. Bagnara, nasce il consorzio tutela del torrone IGP. E sempre sulla Tirrenica, il nuovo ospedale della Piana. Si conosceranno a metà marzo i risultati dei rilievi sul terreno. Vedete l'ingegnere Domenico Parraria, responsabile del procedimento. Mentre a Rizziconi, ieri la proroga del governo, il consiglio resta ancora sciolto. Quindi nessuna possibilità per il consiglio di Rizziconi. Un progetto da oltre 150 milioni riguarda sempre un'area di poco meno di 100.000 metri quadri dove sorgerà la struttura legata appunto all'ospedale. Vedete? E qui c'è il progetto. E poi vuoto politico, Laureano e dintorni, cercasi candidati. Nord e Sud uniti nel solco della legalità. A Severi di Gioia Tauro incontro con il professor Savastano. Sempre sulla Tirrenica, vedete, Antonio Miroballi si difende dalle attività produttive, sarebbe stata tenuta fuori la moglie, anch'ella imputata nello stesso procedimento. Mentre Saffioti spiega la sua scelta, ho detto sì alla vita. Il testimone di giustizia, ospite a Polistena. Il preside Mileto. Le virtù civiche dovrebbero essere pane di tutti i giorni, come non dare ovviamente ragione. E poi sequestrato novellame di Sarda, in un'operazione della Guardia Costiera, mentre lotta al caporalato, nuovi controlli e a Gioia scattano i sigilli per un'autocarrozzeria. Sbarchiamo sulla Ionica, partiamo da Merito Porto Salvo, i servizi sociali alla Grecanica ancora non esistono. Il portavoce del forum del terzo settore, Tonino Nunnari, non è tenero con il comune capofila. Sempre sulla Ionica, vedete, Merito, un convegno per cercare di recuperare la Domenica Cristiana. Mentre, vedete, a Platì, la triste fine della democrazia. Sergi, peccato, la gente ci voleva. Tanta amarezza dopo la caduta provocata dalle dimissioni a raffica in consiglio comunale. È finita la consigliatura, Sergi. Vedete in questa foto, l'ex sindaco allarga le braccia. Stavamo realizzando cose mai fatte prima. E poi Saline Ioniche, escalation di furti negli appartamenti. Riparte Calabria Experience. Brancaleone, il progetto guidato dalla Proloco. La prima escursione domenica prossima sui monti di Ferruzzano. Mentre a Palizzi un albero risecchito da abbattere subito sulla via di De Blasio. E poi ancora a Merito un incontro pubblico sulle bollette idriche. Sempre sulla Ionica, vedete, dopo Locri, Polistena e Merito, in provincia non si fanno più TAC.
Una nota dell'ASP invita a inviare i pazienti a Reggio o Vibo. Sindaci della Locride snobbati da Brancati. Lettera a Oliverio. Qui c'è poco da commentare. Incredibile epidemia di guasti nel più importante apparecchio diagnostico. Cioè, senza un TAC, voi sapete che in situazioni particolari si rischia la vita. E in tutta la provincia non c'è più una TAC pubblica. Questa è una vera vergogna. Tra gli altri c'è una lettera, vedete il monito di Grenchil, che è responsabile dei sindaci per quanto riguarda la sanità, i sindaci locridei, ai sindaci di tutta la provincia, quindi è presidente della conferenza dei sindaci presso l'ASP. Il monito di Grenchil: la situazione deve richiamare ognuno alle proprie responsabilità. Situazione non più tollerabile, livelli assistenziali inaccettabili per gli utenti. Qui non si sa come andrà a finire con questa storia dell'ospedale. Eppure, tra i temi elettorali, pochi parlano dell'ospedale di Locri. Invito la gente, prima di votare, a riflettere. Questione di competenza risolta. Il processo deve restare a Locri. Villeneuve, 9 imputati per narcotraffico. Vedete nella foto il Palazzo di Giustizia di Locri. Quindi l'accusa parla di ingenti carichi di cocaina importati dal Sud America. L'inchiesta nacque da intercettazioni captate nel corso della maxi operazione Imelda. Ancora una foto dell'ospedale di Locri sulla sinistra che vedete, insomma, purtroppo la situazione è quella. Benvenuti i fondi del MIGBAP. Pezzimenti è la strada giusta. Gerace, il finanziamento per 3 monumenti destinati a Cattedrale, Chiesa San Francesco e Convento dei Cappuccini. E poi Gioventù Nazionale e Giovani Democratici, avviso aperto, destra e sinistra a confronto. Rimaniamo sulla Ionica, vediamo, sì. Un referendum per la Locride, di cosa si tratta? Per la Locride Unita, quanto la proposta rivoluzionaria di Stinà, che non si limita a Locri e Siderno, ma riguarda tutto il territorio, un'unica città. Costruiamo un comitato obiettivo, una città di oltre 100.000 abitanti. E poi Roccella, raccolta differenziata, i dubbi della minoranza espressi in un'interrogazione al sindaco Certomà. Mentre, sempre su Gazzetta, vedete appello dei democrat sulla strada franata. Gelosa Ionica alla Metro City, è necessario intervenire al più presto nel tratto tra Junchi e Prisdarello. Intanto arriva la risposta del prefetto al cittadino, diciamo così, Vincenzo Nogozzo, che è un nostro grande collaboratore, che è riuscito a evidenziare alla prefettura le grandi difficoltà di questa strada. Ieri il prefetto ha risposto allertando tutte le autorità competenti, compresa la Metro City, appunto allertandola delle difficoltà che ci sono su questa strada, di intervenire immediatamente. È quasi una diffida quella del prefetto. Vedremo come andrà a finire. E poi PD, confronto con i candidati. Domenica prossima, iniziativa del Circo Democratico, si terrà un convegno al Convento dei Minimi con l'incontro dei candidati del PD. E poi incontro in biblioteca Caolonia sul lavoro giovanile. Ancora Africo rifiuti porta a porta, numeri incoraggianti. Siderno, allievi dell'ITC in corsa per la High School. Il concorso è nazionale. Fervono i preparativi per le gare del 6 marzo all'Unical di Cosenza. E poi vedete in basso Roccella Ionica con ripresa video. Francesco Loccisano in un concerto evento. E poi ancora Siderno, soddisfazione al Millennium. Un arciere qualificato ai campionati nazionali. Poi Gioiosa Ionica, si presenta il libro a scherma libero. Lasciamo anche questa pagina e vediamo il meteo, che per domani, a parte il gelo, non promette nulla di buono. Nuvole, forse non pioggia, almeno in questa fascia della Calabria, però sicuramente tanto freddo. Gazzetta del Sud si completa, io darei uno sguardo velocemente, perché siamo anche in ritardo, sui titoli del giornale di Calabria di Soluri. Vedete, la CISL chiede alla Regione Calabria più sprint nel finale di legislatura. E poi nella foto vedete appunto il sindacalista. Ennesimo scioglimento per il comune di Platì, poi scura per la sanità calabrese, c'è ancora tanto da fare. Dal 1 marzo prossimo l'USR sarà senza direzione, cadavere trovato a Tiriolo, probabilmente è un suicidio. È ancora scura, c'è molto lavoro da fare per salvare la sanità calabrese. E poi modalità civile, Boeri in Calabria ridotti,
di molto i tempi delle pratiche, mentre Bruno Del Lupi dal 1 marzo ufficio scolastico senza direzione. Ed è allarme. I Verci e la Coldiretti ricevuti da Irto presto una consulta per l'alimentazione. E poi Nautica, la regione al salone di Zagabria, crisi al consorzio Valle Lao, Movimento 5 Stelle, la regione paghi i dipendenti. Lotta al caporalato nel Regino, dalla polizia sanzioni e sequestri. Ancora prostituzione, 4 persone denunciate alla polizia a Rossano, mentre è stato trovato un cadavere a Trioli, i carabinieri ipotizzano il suicidio, auto in fiamme a Borgia, indagano i carabinieri. Lasciamo il giornale di Calabria e andiamo naturalmente al quotidiano del Sud. Allora, abbiamo visto la prima pagina del quotidiano, andiamo ora all'interno. E poi ONG, vedete, ONG e molestie, dimesso il numero 2 di UNICEF, e qui spiega che cosa è accaduto. E poi a Firenze, sulle notizie nazionali, evidenziamo ferite nel parco per una rapina, arrestato l'aggressore di una 17enne. E poi sul maltempo, vedete, Buran alle porte dell'Italia. Leggiamo meglio, da domenica ondata di gelo della Siberia e allerta meteo, un po' tutta l'Italia ovviamente. Drastico calo di temperature, nevicate a bassa quota. Almeno c'è la neve. Lasciamo la parte che riguarda appunto la politica nazionale, abbiamo già fatto su Gazzetta, qui è all'anno zero dei trasporti. Il tour degli attivisti di Potere al Popolo, vedete, sul treno. Andiamo a vedere, ecco, in particolare, Orso Marzo, vedete, concentrare le risorse, lavorare per il rilancio del turismo, mentre Federica Dieni del Movimento 5 Stelle dice l'unica forza politica estranea al voto di scambio politico mafioso. E poi Naccarato, il futuro è nelle piccole e medie imprese, mentre Ferrari del PD, infrastrutture, la priorità. Scontro sui fondi per Cosenza, l'abbiamo letto anche in copertina, di che si tratta? La Santelli dice che sono 9 milioni, il governatore insiste e parla di 90, si tratta di due stanziamenti diversi o quello cui fa riferimento Oliverio deve essere ancora deliberato? Questo è l'interrogativo, anche se non c'è l'interrogativo, che ci poniamo tutti per capire che cosa di fatto, a cosa si riferisce. E poi sulla statale 106 solo un rinvio. La seduta del CIPE è slittata al 28 febbraio. E poi ancora il progetto è a posto, abbiamo recepito tutte le osservazioni dei sindaci, vediamo che cosa accadrà. La 106 è un'arteria importante. All'Italia chiediamo scusi cittadini per le bugie del governatore, Altiglia, ho letto all'Italia, e le reazioni sempre sulla 106, quindi si entra nella polemica politica, ma la 106 comunque rimane una priorità. È ovvio che la politica, quando è periodo elettorale, ci si mette in mezzo. E poi l'ex sindaco di Isola Caporizzuto e la sua maggioranza fanno ricorso al TAR del Lazio, riguardo ovviamente i comuni sciolti. E poi l'incandidabilità nel caso della Lamezia Terme, il caso di Mascaro, prima udienza, rinvio poi ad aprile per esaminare la documentazione prodotta dall'ex primo cittadino che vedete in fotografia. Andiamo all'interno. Calabria, commissari, modello fallito. Prima scatenò l'ira di Oliverio, oggi propone una nuova norma. Ovviamente il dietrofront del ministro Lorenzin intervenuta a un convegno in Campania. Siamo primi per assenteismo. Questa è la polemica scura sugli indicatori calabresi, ancora all'ultimo posto. Guere, presidente dell'INPS, niente più falsi invalidi, sia procedure snelle per i veri bisogni. E poi Reggio, ecco il manifesto di Coldiretti. Cade da una scala e muore, lo vedete in fotografia, purtroppo non c'è stato nulla da fare per Pasquale D'Arco. La tragedia in una rivendita di materiale edile, la vittima è un operaio di 61 anni, è morto purtroppo sul lavoro.
poi Cadenzaro USR senza una direzione, mentre ancora può governare solo chi non fa scrupoli. Non farò mai il presidente, non sopporto l'idea di far soffrire qualcuno. È ovvio. Bombino sollecita i candidati. Ecco, il presidente del Parco d'Aspromonte chiede di manifestare impegno per scenari di sviluppo. Appello appunto a chi si candida. E poi le dichiarazioni della Dieni che abbiamo visto, estranee al voto di scambio. Prosegue il tour elettorale della Federica Dieni, Movimento 5 Stelle, candidata nel collegio di Reggio Calabria. E poi RNT chiede a Falcomatà il servizio di voto a domicilio. Premiati gli sforzi alla regione, a Reggio siamo in piena campagna elettorale. Vedete poi sull'operazione di cui parlavamo in prima pagina, Pietro Canale lascia il carcere. E poi ancora Brizzi torna in libertà. E queste sono notizie che riguardano sempre la stessa operazione. Arti grafiche, il cerchio dell'immagine, gli eventi. In questa pagina intera dedicata, continuano gli appuntamenti per diffondere la cultura fotografica. Lasciamo ovviamente il weekend, se non dare uno sguardo a nostre tipicità a tavola. Vedete l'arrosto di maiale e la salsa di chinotto. Tirrenica, Villa San Giovanni, decreto emergenza, c'è la proroga, mentre sull'area grecanica il comune riorganizza i settori. Questo avviene a Bova Marina. E ancora scorrimento veloce tra le due bova, arriva l'ok definitivo al progetto. Mentre Rogudi, consegnate le borse di studio dedicate al compianto Fusca. Sulla Locride, Brancati diserta i lavori del comitato. Il direttore generale dell'ASP territoriale assente al comitato dei sindaci. Il presidente Giuseppe Grenci, mancata adesione al secondo invito. È pesante, ovviamente a questo punto lo scontro comincia a farsi duro e hanno totalmente ragione i sindaci. Gli assenti hanno comunque sempre torto. Riparte il progetto Calabria Experience della Proloco, questo a Brancaleone, lo dicevamo. E poi vedete a Giulio Saioni che è necessario intervenire per impedire l'isolamento, dove a Prisdarello. E poi ancora intervento anche del PD, oltre del Comitato Civico. Poi Geragia, finanziamenti in arrivo per la città. Mentre abbiamo letto tutto, perché quello era ovviamente l'area grecanica che abbiamo già letto. Restiamo sulla Locride perché c'è un'altra pagina. Continua il progetto di accoglienza. Vediamo di che si tratta. Questo è, ovviamente parliamo di Brancaleone, prorogato il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati fino al 2020. Sono 25 posti a disposizione, il costo è di circa 392.000 euro. Automobilisti spericolati, i cittadini chiedono autovelox o semafori, sempre a Brancaleone. Rimanendo sempre nella stessa città, il muro della vergogna di Altalia sarà demolito e rifatto nuovo. Ecco questo muro in fotografia, un pericolo per gli automobilisti e i pedoni. E poi il sindaco si ostina a restare in carica, le accuse di Romeo a Ferruzzano, capogruppo di minoranza. Lasciamo la Locride e andiamo sulla piana di Gioia Tauro. Oltre sanzioni per oltre 100.000 euro a chi? Controlli interforze della piana tesi a contrastare il fenomeno del caporalato. Accertamenti anche nell'area della tendopoli di San Ferdinando. C'è un pezzo, mezza pagina, di Michele Albanese, direttamente da San Ferdinando. E poi Rizziconi, Deus, pesanti richieste per i CREA. Mentre al centro pagina, Gioia Tauro, sequestrati stantachili di Novellame di Sarda. Una serrata attività di controllo della filiera della pesca. E poi autotampona un toro. La versione qua è diversa rispetto all'altro giornale. Prima è stato il toro ad aggredire, insomma, l'automobile. Vediamo. Comunque, in ogni caso, un incidente c'è stato. La donna che era sul veicolo ha riportato diverse ferite. Vedete il toro, anche lui ferito in mezzo alla strada. Ieri era partita la task force per i bovini vaganti. Vedete l'auto com'è ridotta, naturalmente. Ieri è avvenuto alle 13.30.
a Cittanova. E poi Gioia Tauro, scarichi abusivi lungo il corso del Budello. Poi vabbè, c'era in colonna, ma l'abbiamo visto anche prima, pesanti richieste per i CREA. Andiamo sulla tribuna elettorale, vediamo nella piana che cosa c'è. Rimaniamo, Gaetano Enrico punta su interventi seri non assistenziali, incentivare le produzioni locali, i progetti per ripartire secondo il candidato alla Camera del Partito Comunista. E poi tutte le varie opzioni. Rizziconi dà il via alla carta d'identità elettronica, mentre a Cittanova nominati gli scrutatori per le politiche. Qui in questo pezzo ci sono tutti i nomi. Andiamo a Palmi. Abbiamo scelto la riqualificazione. Antenne sul Monte Sant'Elia, intervista all'assessore Consuelo Nava. Noi siamo d'accordo sulla riqualificazione, però non per difendere la categoria, tutte quelle antenne che servivano ad irradiare la città di Palmi in particolare non sono state ricollocate. Il comune avrebbe dovuto impegnarsi a ricollocarle e non semplicemente a fare un'ordinanza di chiusura, perché sono antenne storiche che hanno dovuto spegnere i propri impianti da Sant'Elia. È molto semplice fare un'ordinanza e chiudere ciò che c'è senza di fatto trovare una soluzione adeguata a chi trasmetteva da quel sito da oltre 40 anni. Quindi riteniamo che insomma fare poi pubblicità anche su questo senza aver trovato una soluzione non è una cosa bella. Polistena dal MIBACT fondi per le due chiese, ristrutturazione in vista per i due edifici sacri della città. E sempre a Polistena, l'Andrangheta emargina i giovani, coltivino la libertà. Ai caffè letterari dell'ITIS, incontro con il testimone di giustizia Saffioti, che vedete in questa fotografia, e poi ancora Mammola e il prese Mireto, l'esperienza anti-endrine raccontata in un libro. Proseguiamo. C'è lo sport, quindi praticamente abbiamo finito. Napoli impresa solo sfiorata, mentre Crotone si rivede Tumminello. Vedete i primi passi per attaccante scuola Roma dopo il brutto infortunio al ginocchio. E con questo lasciamo anche su una nota sulla Regina, la possiamo anche dare, anche se il sottoscritto non è un esperto di carcio. La regina merita il colpaccio. Gli Amaranto vogliono espugnare il Granillo contro il Trapani. Lasciamo anche il Quotidiano del Sud, andiamo a ricontrollare sul nostro sito internet se c'è qualche notizia dell'ultima ora. No, mi sembra che per l'ultima ora è rimasto, come vedete, solo ed esclusivamente l'home page sulla allerta meteo, che ricordiamo manterrà le scuole chiuse un po' in tutta la Locride, eccetto Roccella e qualche altro comune. Grazie per aver seguito fino ad ora, vi ricordo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa che praticamente continuerà in replica per la mattinata, 13.30 il nostro DG, questa sera un appuntamento importante con la tribuna elettorale al voto che mi invito a non perdere, diversi candidati tra cui ricordiamo il leader della Lega in Calabria, quindi il segretario, poi si confronterà con Luigi Fedele, che appartiene ad un altro partito di centrodestra ovviamente, il nuovo UDC, e poi ancora altri candidati che decideranno di confrontarsi, tra gli altri sarà anche il vicepresidente della giunta regionale che è andato del PD, sempre in questo confronto che vi invito a seguire a partire dalle 21.30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telemia.
rinnoviamo, tu risparmi. Da Scale Arredamenti, solo a febbraio, scontiamo tutto fino al 70%. Solo da Scale Arredamenti, a Gioiosa Ionica in Viale delle Rimembranze. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.